Grazie. Diversi degli interventi precedenti hanno scaldato l'atmosfera e anche introdotto il tema. Perché occuparsi di fauna come termometro dei cambiamenti climatici? Perché effettivamente lo sono. Alcuni gruppi funzionano meglio di altri per raccontarci quello che sta succedendo oggi, che succede ormai da qualche decennio. Perché le libellule? Perché di insetti, perché tra gli insetti si tratta di un gruppo di dimensioni medio-grandi, quindi visibili, facilmente osservabili, perché le conoscenze di questo gruppo faunistico a livello europeo ed italiano sono molto buone, sono buone e sono un gruppo relativamente limitato, parliamo per l'Italia di una novantina di specie, perché sono osservate non solo da tecnici, da esperti, ma anche dai cittadini, perché hanno un legame molto stretto agli ambienti acquatici e non serve che vi ripeta, perché già sapete, come gli ambienti acquatici siano direttamente toccati dai cambiamenti climatici in corso. E perché diverse persone da oltre 20 anni hanno utilizzato questo gruppo faunistico, diversi ricercatori, per indicare cosa sta succedendo alla fauna selvatica in Italia, non solo in Europa. Vi riporto un esempio. Questa è Tritemis annulata, il nome vernacolare italiano proposto è obelisco violetto, questo è un esemplare maschio, il colore violetto lo vedete, la posizione che spesso assumono nei momenti più caldi della giornata. Si tratta di una libellula di medie dimensioni, un libellulide, una specie pioniera, a corologia afrotropicale, si riproduce in acque ferme o leggermente correnti. Specifico una cosa, visto i temi appena affrontati, non si tratta di una specie invasiva tecnicamente, okay? Non è una specie esotica, fa parte della fauna europea, mediterranea ed europea. È presente in Europa sin dal XIX secolo, era ritenuta rara o localizzata fino alla seconda metà del XX secolo. Se osservate queste tre mappe, da in alto a sinistra potete proprio vedere come la specie si è diffusa negli ultimi 30-40 anni. In alto a sinistra vedete l'area di distribuzione in nero su fondo bianco della specie negli anni 80, fondamentalmente la parte meridionale della penisola iberica, della Sardegna, della Sicilia, le coste tirreniche e poi la parte più a sud, diciamo così, della porzione orientale del Mar Mediterraneo. Già nel 2006 la distribuzione era molto più ampia nella penisola iberica, il sud della Francia, le isole maggiori, la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e stava avanzando verso nord lungo la penisola italiana. Con maggiore attenzione all'Italia, qua vedete riportati 2015-2021 le osservazioni di questa specie, raccolte da una piattaforma di Citizen Science a cui collaborano tecnici, naturalisti e anche amatori che osservano queste specie, vedete che ormai la specie è presente e diffusa in tutto il bacino padano e si appresta a varcare le Alpi. Tuttavia è arrivata ed è stata documentata la riproduzione già nel 2019 in due siti, in due aree diverse, in provincia di Brescia ed in provincia di Milano. Anche all'interno del progetto LIFE Gestire 2020 ci siamo occupati di monitoraggio di alcune specie di libellule, di specie appunto protette ai sensi della direttiva Habitat nell'allegato 2 e O4. Qua vedete l'elenco delle specie protette che sono Oxygastra curtisi, Styrurus flavipes, Ophiogonvus sicilia, Sinpegma pedisca e Leucorrhina pectoralis. Per farvi capire le immagini. Parliamo di libellule, quindi sono stati indagati sia gli stadi adulti sia gli stadi larvali attraverso la ricerca delle esuvie. Che cosa sono? Sono i resti della forma larvale quando l'insetto abbandona l'acqua, che è indispensabile per la riproduzione, e entra nello stadio adulto. Ci concentreremo in particolare su Leucorrhina pectoralis. Leucorrhina pectoralis è una specie a distribuzione paleartica, relativamente comune in centro Europa e nella parte meridionale della penisola scandinava, ma in realtà piuttosto rara e localizzata in molte nazioni.
nel centro del suo areale di distribuzione è relativamente plastica e si riproduce sia in acque neutre che in acque acide. Al margine del suo areale di distribuzione, che interessa appunto l'Italia, in particolare il nord dell'Italia, è decisamente più selettiva. Attualmente sono note popolazioni di questa specie esclusivamente in Trentino-Alto Adige, in ambienti di torbiera, a quote comprese tra i 900 e i 1200 metri. Era, perché così dobbiamo dire, presente anche in Lombardia, con una popolazione che è stata segnalata per la prima volta nel 1968 e poi indagata con una certa continuità, sebbene al di fuori di programmi di monitoraggio, fino all'inizio del XXI secolo. L'ultima osservazione è del 2003. Nell'ambito del progetto Life Gestire 2020 sono state fatte delle ricerche mirate, quindi nei luoghi e secondo i tempi, fenologia della specie alla ricerca di appunto Leucorrhina pectoralis nel 2017, 2018 e 2019 la specie non è stata trovata e quindi si ritiene localmente estinte. Insieme alle informazioni note per la regione Lombardia e per le poche altre stazioni italiane, che conclusioni possiamo trarre? Che fondamentalmente tutte le stazioni di presenza della specie storica al di sotto dei 500 metri di quota non sono più state confermate. Quindi la specie c'è ancora in Italia, in ambienti di torbiera tra la provincia di Trento e di Bolzano, in Lombardia non c'è più. Un'altra specie che ci dà informazioni analoghe, pur non essendo protetta ai sensi della direttiva Habitat, è Nihalenia speciosa, una delle più piccole, anzi la più piccola libellula della fauna europea. Anche questa ha delle caratteristiche, delle preferenze ecologiche molto particolari, perché si riproduce in habitat di torbiera post-glaciali e che risentono chiaramente dei cambiamenti climatici, delle temperature, dell'idrologia e che anche in questo caso in Italia trova il margine a sud del proprio areale storico di distribuzione. La specie era presente in alcuni siti fino al secolo scorso in Lombardia, le stazioni storiche non sono state riconfermate, però fortunatamente c'è una notizia positiva di un sito, una torbiera, in cui nel 2017 la specie effettivamente è stata ritrovata, per cui ancora una popolazione di questa specie c'è. Un paio di riflessioni. La distribuzione e l'abbondanza di alcune specie di libellule in particolare ci possono raccontare cosa sta succedendo, possono essere un termometro dei cambiamenti climatici in corso. Questo è particolarmente evidente per le specie che hanno in un determinato territorio il margine dell'areale di distribuzione. Il primo esempio che vi ho portato di Trithemis annulata che si sta diffondendo verso nord e che sta attraversando la Lombardia. Ed è pronta, diciamo così, a varcare le Alpi e probabilmente si diffonderà nei prossimi anni nel centro e magari anche verso il nord Europa. Solo un aggiornamento continuo sulla distribuzione di queste specie indicatrici ci permette di indagare gli effetti del cambiamento climatico e, per collegarmi a quanto è stato detto prima, anche per intervenire rapidamente, quando possibile, nei siti in cui ancora queste specie sono presenti. Nel caso in cui il problema siano i cambiamenti, diciamo così, a livello pluviometrico, di abbondanza, disponibilità e qualità delle acque, non è così facile salvare alcune specie, come dire, con esigenze molto, molto specifiche. Ma sicuramente avere il polso della situazione e sapere dove e quando, ma non 5 anni prima, anno dopo anno, una specie è ancora presente è fondamentale. Leucorrhina pectoralis e Nihalenia speciosa, le due specie che vi ho nominato, sono effettivamente a estinzione in Italia, così come è stato certificato dalle indagini fatte dalla commissione della lista rossa italiana sulle libellule, per cui le specie sono state indicate come minacciata ed in pericolo critico. E la loro presenza è direttamente legata ad habitat che sono stressati, che sono effettivamente sotto stress,
per via dei cambiamenti climatici in corso. Questa che vedete è l'ultima specie di origine afro-mediterranea recentemente arrivata in Lombardia. Silizotemis nigra è una specie che, diciamo così, fino a circa 15-20 anni fa era presente marginalmente soltanto in Italia, sulle grandi isole, in Sicilia e in Puglia, che però, favorita appunto dei trend delle temperature, dalla qualità e anche dalla disponibilità delle acque e dei siti riproduttivi, si sta diffondendo verso nord. Questa è l'ultima, diciamo così, almeno per ora. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che questa mia breve presentazione possa essere uno spunto e anche diciamo così, per far capire che la sinergia tra tutte le attività che sono state finora proposte, siamo passati da una scala decisamente superiore, i problemi legati a un bosco, a territori estesi, però anche l'analisi, l'osservazione di elementi piccoli della diversità danno delle risposte e delle informazioni. Grazie.